Allora, dicevamo che è stato difficile scardinare questo Varese, praticamente si difendevano bene, poi nel secondo tempo avete tentato qualcosina in più, però non è arrivata la stoccata. Partita un po' così. Sì, insomma, partita un po' così, siamo partiti con l'idea di cercare di sbloccarla subito, però è stato difficile anche perché loro erano bravi a chiudersi tutti dietro la palla e ripartivano, dovevamo stare attenti anche al contropiede loro perché erano molto molto veloci, quindi insomma, secondo me è una buonissima squadra loro, è giovane ma giocano bene, spensierati, fanno girare la palla, si difendono tutti e ripartono tutti in contropiede. Secondo tempo hai cambiato posizione, no? Cioè, più o meno, cioè hai giocato un po' più da interno. Sì, poi è entrato Antonioni e ha messo Ambrosoni al posto di Magrin, insomma poi secondo me non abbiamo gestito al meglio diverse magari occasioni e alla fine c'è stato un arrembaggio finale, però insomma, è stato fine a se stesso purtroppo. Ma abbiamo soltanto quella posizione maledetta, forse uno lì al limite dell'area di solito. Sono cose che al momento insomma cerchi di fare la cosa più giusta, però non sempre è quella che pensi di fare. Classifica, vabbè, Luis diceva giustamente, bisogna sempre tenersi in corsa, ci sono ancora le possibilità per recuperare bene. Sì, forse questa squadra sta andando meglio fuori casa, tra virgolette, no? Come spazio. Ma insomma, forse abbiamo magari meno difficoltà quando dobbiamo magari fare meno gioco noi e ripartire un attimino con le caratteristiche che abbiamo, ripartire, rubare palla, ripartire in contropiede. Abbiamo magari un pochino più di difficoltà quando dobbiamo cercare di impostare un pochino più il gioco, però insomma sono cose che dobbiamo lavorare per migliorarle e sicuramente lo faremo. Le voci di mercato secondo te condizionano un po' oppure poi avete fatto un gruppo? No, assolutamente. Ma non parte di questo pericolo? Noi sappiamo la forza di questo gruppo e sappiamo che tutti per noi sono importanti. Assolutamente le voci di mercato non condizionano.